Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, in apertura alla politica, ai ballottaggi, ultimi giorni per la campagna elettorale, per questi ballottaggi ci sarà non soltanto Firenze, ma ci sono altri 17 comuni dove si voterà per il rinnovo del sindaco e alcune partite hanno una particolare rilevanza, ce le racconta Alessia Poggioni. Un paesone da 420.000 abitanti sarà chiamato alle urne per i ballottaggi di domenica e lunedì prossimi. Sono 17 città a cui si somma la sfida principe nel capoluogo, Firenze, unica grande città rimasta nella contesa del secondo turno, mentre nella provincia toscana metà dei comuni sopra i 15.000 abitanti torneranno alle urne per i ballottaggi. Con partite peculiari ma in certi casi molto interessanti. Numericamente la sfida chiave sarà quella di Empoli, quasi 50.000 abitanti e un nucleo economico e politico fondamentale nella provincia di Firenze. Qui la notizia è che il candidato del PD non ha vinto al primo turno, viste le percentuali bulgare degli anni scorsi, nonostante le divisioni a destra. Sempre in provincia di Firenze si giocheranno anche Figline Incisa e Signa, due sfide non facili per il centro-sinistra che ha amministrato finora entrambi i comuni. E per restare nell'area metropolitana, altri due paesoni di 18.000 abitanti che hanno una peculiarità. A Borgo San Lorenzo e a Calenzano la partita sarà fratricida, tutta interna al centro-sinistra. Nel primo caso con dei fuoriusciti dal PD che hanno alimentato il corpaccione della sinistra radicale che sfiderà la vice sindaca uscente Cristina Becchi, nel secondo con una contesa che sa di amarcord, visto che la candidata del PD sarà sfidata dall'ex sindaco Carovani, che ha radunato truppe variopinte per riprendersi il comune dopo 15 anni. Altro ballottaggio tutto a sinistra, per cui si teme l'ormai celebre effetto Campi, dalla sconfitta del PD a Campi Bisenzio l'anno scorso, dove vinse l'outsider di sinistra 5 Stelle, è Rosignano, 30.000 abitanti in provincia di Livorno, dove il sindaco uscente Donati ha staccato di soli 4 punti l'avversario. Quasi tutte le altre partite invece si giocheranno contro la destra. Cruciale per restare sulla costa sarà quella di Piombino, dove a sfidare il sindaco uscente di Fratelli d'Italia, Ferrari, molto amato in città, c'è un altro ex sindaco, oggi consigliere regionale del PD, Gianni Anselmi. Sfida tosta anche a Cecina, 28.000 abitanti e dal 1985 in mano alla sinistra, nonostante l'influenza su quella zona di Matteoli e altri volti storici della destra toscana. Qui, come nel Pisano, a San Miniato, Ponzacco e Pontedera, il muro di centro-sinistra rischia di cadere con il timore di perdere importanti poli turistici e produttivi. Infine, nel Pistoiese, oltre ad Agliana, si voterà al ballottaggio anche a Monte Catini Terme, 20.000 abitanti e un passato glorioso, quello del turismo termale, ormai finito in un cassetto. Qui la competizione è ribaltata e sarà il sindaco della Lega, nonché segretario regionale Luca Baroncini, a dover confermare il risultato contro il candidato di centrosinistra, con il terzo polo di Fanucci arrivato terzo per un soffio e dunque portatore di un pacchetto di voti decisivo al secondo turno. Le altre sfide in Toscana saranno quelle di Colle Salvetti, Cortona, Poggi Bonzi e Colle Valdelsa. E lo abbiamo sentito, andiamo nel Pistoiese con Patrizio Ceccarelli proprio per il ballottaggio. In provincia di Pistoia il 23 e il 24 giugno si torna alle urne per i ballottaggi a Monte Catini Terme e ad Agliana, due comuni che negli ultimi 5 anni sono stati amministrati dal centrodestra. A Monte Catini la sfida è tra il sindaco uscente Luca Baroncini, coordinatore regionale toscano della Lega e sostenuto da tutto lo schieramento di centrodestra, dovrà vedersela con Claudio Del Rosso, candidato di uno schieramento comprendente PD, Movimento 5 Stelle, Azione Repubblicani e una lista civica. Baroncini chiuderà la sua campagna elettorale venerdì 21 alle 19 con un aperitivo davanti al Gambrinus in Viale Verdi, ancora da ufficializzare invece l'evento conclusivo della campagna elettorale di Del Rosso. Quest'ultimo è stato ammesso al ballottaggio per soli 10 voti di vantaggio nei confronti di Edoardo Fanucci, ex deputato del PD, poi passato a Italia Viva, sostenuto da alcune liste civiche che ha già chiesto il riconteggio delle schede. Ad Agliana il sindaco uscente Luca Benesperi, che al primo turno ha ottenuto il 47,25% dei consensi, sostenuto da 4 liste di area di centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini e la civica Benesperi sindaco, e che proprio ieri ha raggiunto un accordo per un appoggio esterno con la lista civica Agliana al centro, guidata da Ambra Torresi, se la vedrà con Guido Del Fante, sostenuto da PD, Azione Repubblicani e Civica Agliana in Comune, che al primo turno ha ottenuto il 36,96%.
E ora la cronaca, andiamo a Pisa per l'omicidio della psichiatra che fu uccisa all'ospedale di Pisa, Barbara Capovani. Paul Seung, che è imputato proprio per l'omicidio, non ha parlato in aula per l'assenza di un testimone. A processo però c'era anche lo psichiatra, al processo c'era anche lo psichiatra Pietro Pietrini, che fece proprio una perizia all'uomo in un altro caso di aggressione e ha detto, scrissi che era un manipolatore e pericoloso. Rachele Campi. Aveva deciso di parlare in aula, ma l'assenza di un testimone gli ha fatto cambiare idea. Ha reagito così questa mattina in tribunale Gianluca Paul Seung, accusato dell'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, uccisa davanti al servizio psichiatria, diagnosi e cura dell'ASL Toscana Nord-Ovest nell'aprile dell'anno scorso. Seung, una volta uscito dal tribunale, per poi essere condotto in carcere, avrebbe detto ai cronisti: «Non faccio dichiarazioni se non ci sono testimoni che possono confermare ciò che dico e chi era Barbara Capovani». Un processo che ha visto in aula anche la testimonianza dello psichiatra Pietro Pietrini, che ha parlato dell'imputato, di una perizia fatta su Seung in merito ad un processo per l'aggressione a una guardia giurata. In Seung, Pietrini ha riscontrato una situazione di disturbo delirante con uso di sostanze, concludendo la perizia con vizio di mente. E ha aggiunto, Seung è un grande manipolatore e ha tratti di megalomania. È sicuramente pericoloso, l'ho scritto anche nella perizia, e che per la non completa consapevolezza della malattia non avrebbe affrontato le cure e che quindi dovevano essere applicate nei suoi confronti le misure previste dalla legge. Furto nella notte nel ristorante del presidente di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti. I ladri non hanno solo rubato, ma hanno anche devastato il locale. Claudio Vannacci. Non si sono limitati a rubare dopo aver mandato in frantumi con un tombino la vetrata sul retro, ma una volta all'interno del ristorante Interludio di via Pomeria a Prato hanno messo a soqquadro tutto, provocando ulteriori danni e imbrattando poi le pareti del locale. Una vera e propria devastazione per il ristorante del presidente di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti. Tutti i mobili aperti, tutte carte, documenti, fatture e cassette dove viene a mancare l'incasso della serata precedente. Poi abbiamo notato che hanno portato via bottiglie importanti di vino, quindi, e ha rovesciato qualche tavolo e spaccato vetri e hanno sporcato un po' i muri. Il furto è avvenuto nell'arco di tempo tra le 2, quando il ristorante è stato chiuso, e le 8, quando i primi dipendenti si sono presentati per l'apertura e hanno visto il macello che era stato fatto. È intervenuta la polizia. Devo fare un encomio alla polizia di Prato, nella persona del questore e i dirigenti e anche gli agenti che si sono subito prestati velocemente a raggiungere il luogo, appunto, del ristorante Interludio e a darci tutta quella che è l'assistenza, diciamo, loro e il sostegno anche. Erano accusati di aver sottratto oltre 7 milioni di dollari destinati all'assistenza all'infanzia in Africa. Per i tre fratelli Conticini, Alessandro, Luca e Andrea, quest'ultimo cognato di Matteo Renzi, cadono le accuse contestate a vario titolo di appropriazione indebita e autoriciclaggio e riciclaggio. L'accusa riteneva che gran parte delle somme pervenute alle società di Alessandro Conticini da organizzazioni internazionali, una cifra stimata intorno ai 7 milioni e mezzo di dollari, a fronte di una cifra elargita pari al 9,5 milioni, era stata trasferita sui conti personali. Dopo 8 anni di massacro mediatico, 8 anni, mio cognato Andrea Conticini è stato oggi assolto dalle accuse infamanti, per cui i talk, media, partiti politici mi hanno attaccato fin dalla campagna referendaria del 2016. A parlare è Matteo Renzi sui social. E oggi esame di maturità, la prima prova scritta. Gli studenti toscani promuovono le tracce proposte dal Ministero. Piace quella su una comunicazione digitale, ma anche sulla atomica, partendo da un testo di Giuseppe Galasso. Per la prova di letteratura, secondo quanto previsto, dal Toto Traccia, Montale e Ungaretti. Alessandra Grati. Pirandello e Ungaretti, come annunciato dal Toto Traccia, che da giorni girava sui social e nei siti internet, sono i due autori del Novecento che il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha scelto per la traccia A della prova di italiano.
Tra le altre, anche un testo di Rita Levi-Montalcini sull'imperfezione, la bomba atomica e la comunicazione nell'era digitale. Tracce che gli studenti toscani, oggi impegnati nella prima prova scritta della maturità, hanno trovato fattibili e anche interessanti. Allora, all'inizio è stato un po' difficile capire naturalmente le tracce che ci hanno dato, però con insomma, il tempo e la lettura più volte ho capito bene la traccia, quello che volevo fare io e ho scelto il C2, cioè? Il diario di Anna Frank. La B1 sul tema sulla guerra fredda, di parlare con questo scrittore che ripudia le armi atomiche, ovvero Giuseppe Galasso, e esprimere un proprio commento su che ne pensavo io delle armi atomiche. E mi ero preparato molto sulle guerre e sulle paci, dato che sono temi molto caldi, e mi aspettavo una traccia del genere e fortunatamente è uscita. La rivoluzione dell'era digitale, e per quanto riguarda soprattutto il diario segreto che adesso non c'è più e che si è trasformato in un blog. Intelligenza artificiale, mi ero preparata principalmente su quella e ho puntato tutto su quello. La traccia A2 che era quella lì su Pirandello, e a quanto pare comunque le altre tracce erano tutte fattibilissime, infatti siamo stati fortunati. C'era anche quella su Ungaretti che comunque dà la possibilità di parlare di altri temi. Quindi ora le altre tracce non le ho guardate. Traccia 1 di Ungaretti, molto fattibile, sono uscite tracce veramente alla mano un po' di tutti. Archiviata la prima prova, ora c'è da affrontare la seconda, specifica per ogni indirizzo. Ora domani c'è la seconda prova, la seconda simulazione con le materie interdisciplinari, quella lì è molto più complicata, speriamo che vada bene anche quella. In bocca al lupo a tutti i maturandi per domani, per la seconda prova. E ora parliamo di meteo e vivibilità climatica. Uno studio su 108 province italiane dice che in fondo alla classifica si trovano Firenze, Prato e Pistoia. Caldo intenso e notti tropicali d'estate, sempre più piogge estreme, giorni di vento e nebbia. Nadia Tarantino. Le province di Firenze, Prato e Pistoia sono tra le peggiori in Italia per vivibilità climatica. Su 108 posizioni Firenze si colloca alla 107esima, Prato 106esima e Pistoia 103esima. Sempre più caldo, sempre più notti tropicali e sempre più umidità d'estate. Più gelo, piogge anche intense, raffiche di vento e nebbia d'inverno. Va peggio solo a Terni, che chiude la graduatoria in testa imperia dell'indice di vivibilità climatica realizzato dal Corriere della Sera e da Meteo.it. Cambiamento climatico esaminato attraverso 17 parametri, ciascuno dei quali misurato secondo l'andamento degli ultimi 24 anni, così da ottenere una classifica scientifica. Classifica che, per i dati relativi al 2023, certifica un crollo di tutte le province toscane e in particolare di quelle che popolano l'area metropolitana, dove d'estate si sta sempre peggio e d'inverno non va meglio. Salgono le temperature, un grado in più dal 2021 a oggi, con la media che passa da 15,9 a 16,9 gradi. Nel 2023 sono aumentati i giorni con temperature oltre i 30 gradi e lo stesso vale per i giorni di caldo estremo, vale a dire con temperature ben sopra i 35. In aumento le notti trascorse con il termometro sopra i 20 gradi e in crescita il numero dei giorni con ondate di calore e quelli con un'umidità tra il 40 e il 75%. Sul fronte opposto si sono registrati in media 20 giorni di gelo durante i quali la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero, circa 25 di nebbia fitta e oltre 80 con raffiche di vento superiori a 40 km orari. Per quanto riguarda la pioggia, invece, ci sono stati tra i 15 e i 20 giorni con almeno 6 ore consecutive e un cumulo non inferiore a 40 mm. Infine, gli eventi estremi, uno in tutto il 2023, l'alluvione di novembre. Al via oggi a Firenze, Pitti Bimbo, edizione 99, e anche la crisi si fa sentire anche nel settore moda per i più piccoli. Caterina Gonnelli. Al via oggi la 99esima edizione di Pitti Bimbo fino a venerdì 21 giugno alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Oltre alle collezioni primavera-estate 2025, la manifestazione presenta anche una ricca selezione di proposte lifestyle, oltre al networking e la formazione per i professionisti del settore. 160 i brand, in calo del 25% rispetto a un anno fa, dei quali il 65% proveniente dall'estero. Specchio di una crisi del settore a causa del calo delle nascite, della scomparsa dei negozi specializzati a vantaggio delle grandi catene, ma anche dal cambiamento della società. Un
voluto dare una sferzata di energia in un momento in cui il settore non è felicissimo e quindi ha bisogno di essere sostenuto. Per essere sostenuto abbiamo fatto anche dei workshop per la prima volta, quindi ci sono degli incontri di formazione affidati a persone competenti, Shop Survival, di solito riunisce tantissimi buyer italiani, fanno i loro corsi, e l'Istituto Marangoni che terrà una lezione sul visual merchandising. Come per PT Uomo, anche la 99esima edizione di PT Bimbo segue il tema PT Lemon, protagonista della nuova campagna interpretata dall'illustratrice Alessandra De Cristofaro. Un tema spumeggiante, fresco come le tendenze moda ispirate al beachwear, con Bermuda per tutti. Tantissimo mare, tantissima spiaggia. Poi ci sono dei riferimenti all'adulto ma infantizzati, quindi ci sono i tessuti di camiceria resi, copricostumi, culotte, vestitini. Ecco, c'è un grande ritorno dell'abito, c'è qualche blazer per il maschietto, tanti Bermuda e poi dal punto di vista delle scarpe tante sneaker che sono irrinunciabili, ma anche un ritorno del mocassino come nell'uomo e nella donna. Come a gennaio presente l'isola PT Pets dedicata agli amici a quattro zampe e tra le novità l'angolo Speed Dating. Divertentissimo e anche molto riuscito, è una specie di incontro al buio. Le aziende hanno 5 minuti per parlare con una persona di cui non sanno niente, influencer, buyer, giornalista, e catturare la sua attenzione. Dopo 5 minuti suona una campana e si girano i tavoli. Il Grosseto Fiere ha un nuovo presidente e un nuovo CDA, Carlo Sestini. Grosseto Fiere, bilancio inutile, nuovo consiglio di amministrazione e conseguentemente anche un nuovo presidente, Paolo Rossi. Consiglio di amministrazione composto da dei vari collaboratori, mi auguro che riusciremo insieme a lavorare e a progettare cose nuove. È un consiglio di amministrazione che va nella continuità, ma che vogliamo anche però tutti insieme trovare nuove idee per sviluppare e per migliorare l'attività, per valorizzare la nostra Maremma. Grosseto Fiere vorrà essere un po' il Pierino della situazione. Nel senso, vuole essere il pungolo vero, vuole in qualche maniera non limitarsi a fare le cose istituzionali che ha sempre fatto, ma vuole trovare insieme con la collaborazione di tutti, sviluppare questa Maremma, questo territorio, perché è la prerogativa. Dobbiamo tutti insieme far crescere questo mondo. Grosseto Fiere e il polo fieristico del Madonnino possono diventare veramente un punto di riferimento interprovinciale collegato col Livorno. Grosseto Fiere ormai ha tutte le caratteristiche per prendersi il palcoscenico che merita rispetto all'interprovincialità con Livorno, ma non solo, ad essere una protagonista nel settore agricolo per tutta la Toscana e aggiungo per tutto il centro Italia. Grosseto Fiere è un volano promozionale riconosciuto, recentemente siamo diventati come Grosseto la capitale dell'agricoltura, con il polo dell'agroalimentare, il distretto rurale e il più grande distretto biologico della Maremma Toscana d'Italia. Un appello lo devo fare alla partecipazione degli altri enti comunali, soci della Grosseto Fiere, ma soprattutto ai privati che credono e capiscano e approfondiscano la conoscenza per scoprire finalmente il grandissimo potenziale della società Grosseto Fiere. Per noi la modalità di lavoro, di presenza, della cura è sempre stata la base di questo territorio. Grosseto Fiere può essere quella sella di lancio che può mettere la Maremma al centro dell'attenzione. A Casal Guidi parte la sfida dei Rioni, 9 giorni di eventi tra sport e musica. Tutto pronto per la quinta edizione del torneo dei Rioni di Serravalle Pistoiese che prenderà il via sabato prossimo per concludersi dopo 9 giorni di partite ed eventi che si snoderanno in piazza Vittorio Veneto a Casal Guidi. Si svolgerà come sempre nell'arco di una settimana, dove ogni sera saranno disputati 2 incontri degli 8 Rioni partecipanti al torneo e per concludersi poi con la domenica, che sarà il giorno della grande finale come tutti gli anni. Il clou delle manifestazioni si svolgerà nella piazza attigua al comune. Sì, è piazza Veneto, dove verrà allestito appunto un campo di calcetto in erba sintetica e diventerà un po' il teatro di tutte le competizioni. Partiremo con una sfilata inaugurale che vedrà impegnati gli 8 Rioni nei vari a sfilare per la piazza con i loro colori. Poi da lì la prima partita sarà disputata dal Rione
Giovanni Casale Centro, che è la squadra che ha vinto la scorsa edizione. Quindi la prima serata vedrà impegnate le squadre del gruppo A. Previsti anche eventi collaterali, tra cui alcuni concerti. Allora, nella sfilata di apertura ci sarà la Cambria Street Band, che accompagnerà appunto la sfilata. Il 23 domenica DJ Leporatti, tra l'altro è un DJ qui di Casal Guidi. Il 28 un evento in Piazza Gramsci collaterale non patrocinato dal comune, i Mamma Mia in Tour. E il 29 80 Voglia, una band di cui insomma un componente anche lui locale di Casal Guidi. Restiamo in zona perché a Pistoia, attorno alla festa della musica, 4 giorni di eventi in città. Vediamo. Concerti, esibizioni itineranti, presentazioni di libri, incontri, laboratori didattici, danze, iniziative per bambini. 25 eventi su 12 palchi diversi per 4 giorni di appuntamenti. Torna a Pistoia la festa della musica. Si parte giovedì 20 giugno alle 21.30 nel cortile della Magnolia del Palazzo Comunale con il concerto nella corte a cura della Filarmonica Borgognoni. Un ricco calendario di eventi organizzato dall'ufficio attività culturali del comune di Pistoia in collaborazione con molte realtà cittadine che si prolunga fino a domenica 23 giugno. La città sarà ricca di musica e intrattenimento e quest'anno la novità anche di danza. Palazzo Comunale sarà luogo di esibizioni di danza tramite un'associazione di danza classica. Molti eventi in tutte le piazze più importanti della nostra città per portare allegria, intrattenimento, tutti eventi gratuiti che partiranno dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata. Davanti alla chiesa di San Giovanni ci sarà DJ set per 3 giorni e ci saranno i ragazzi di Height Voltage Music Band, che sono giovanissimi da 14 a 16 anni, che sono stati a Sanremo, Casa Sanremo, Live Box e molti eventi, tra cui anche Piazza Mandela, dove ci sarà la festa del solstizio d'estate a cura dell'assessorato alle politiche di inclusione sociale. Da Pistoia alla provincia di Grosseto torna la grande estate di musica e comicità. Tra i personaggi, tra gli ospiti, Arisa, Enrico Ruggeri, Paolo Ruffini e Dario Ballantini. A Grosseto è grande estate, 4 spettacoli tra il 21 e il 27 giugno per animare l'avvio della stagione estiva maremmana. Promossa dall'assessorato al turismo del comune e organizzata da M Arte APS e sostenuta da Conad, sponsor principale dell'iniziativa. Ci sono state più sinergie, più partecipazioni, le associazioni di categoria Confcommercio, CNA, Confartigianato, Confesercenti, CCN hanno dato veramente un importante contributo, c'è stata anche una sponsorizzazione privata da parte di Conad. L'auspicio è che non soltanto i cittadini grossetani, i marinesi, chi va dal mare possa intervenire, ma anche veramente ci aspettiamo una provenienza anche al di fuori della regione toscana stessa. Il 21 ci sarà Enrico Ruggeri, il 21 giugno, il 23 giugno ci sarà Paolo Ruffini con lo spettacolo Up and Down, che sicuramente tutti voi conoscerete, che potete vedere dal vivo. Il 26 giugno ci sarà Arisa, che quest'anno finalmente è tornata a cantare, che promette anche lei con le sue canzoni di arrivare al top delle classifiche, appunto delle hit parade attuali, e poi chiuderemo con una vecchia conoscenza il 27 giugno con Dario Ballantini. Quindi ci sarà divertimento, ci saranno battute, ci sarà musica, ma poi grazie alle sinergie a cui facevo riferimento anche degli eventi di ristorazione a menù fisso, ci saranno dei ristoranti che quindi saranno aperti all'interno del centro storico ma anche all'esterno del centro storico. Grande estate ma anche grande centralità del nostro centro storico, perché noi vogliamo concentrare nel nostro Salotto Bono questi meravigliosi eventi, questi concerti che ovviamente in sinergia con tutte le associazioni di categoria, con i ristoratori e i commercianti diventano davvero grandi eventi e quindi grande estate. Venite a Grosseto, gli eventi sono tutti gratuiti e la piazza è meravigliosa. Prima di chiudere vi ricordo questa sera a Casa Viola alle 21, alle 21.30 il film Gli occhi del delitto con Andy Garcia. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.